Allora, nel cosmo ci sarebbe qualcuno oltre a noi, capace di pensare. Sì. Ci rassomiglia. Non ne so nulla. Forse è più bello di noi. Per esempio, somiglia al bisonte, ma un bisonte fragile come l'erba. Somiglia forse al riflesso dell'acqua in un ruscello. Forse è più brutto di noi. Per esempio, somiglia alla formica, ma una formica più vasta ad un trattore. Somiglia forse al cigolio delle porte. O forse non è più bello né più brutto di noi. Forse è il nostro ritratto sputato. E su una delle stelle, non so su quale, su una delle stelle il nostro messaggero gli dirà tovarish. So bene che comincerà il dialogo con questa parola. Gli dirà tovarish. Sono venuto sulla tua stella non per stabilire una base, né per acquistare una concessione di petrolio o di frutta. Non ho nessuna intenzione di vendere Coca-Cola. Sono venuto a salutarti in nome della speranza della terra, in nome del pane gratuito, in nome della felicità, del lavoro e dello svago, in nome della spartizione di ogni cosa. Salvo la guancia degli innamorati. In nome della fraternità delle case, dei paesi, dei mondi. In nome del cosmo. Secondo il programma, mi metto a dormire.